buonasera a tutti. Ancora sul fronte Inter per Olimpica Marsiglia Inter, guardatelo con il casco perché, come dire, volano gol sull'Inter. Ci copriamo. Filippo Tramontana. Pronti alla battaglia. Tutti pronti per la battaglia in terra francese. Sì, tra l'altro di là che fai vedere. Ecco, bravo. Profilo. Ti fai tutta la partita così? Profilo. Non penso perché muoio di caldo. Però caldo, esatto. Ritiro su. Tra l'altro volevo ringraziare per il gentile omaggio. Gentilissimo. Tra l'altro un casco bellissimo. Lo potete vedere, bellissimo. Fabrizio Rangone. Grazie mille Fabrizio. Regalo assolutamente molto ben accetto. Grazie Pare mille. Che Crudeli ne voglia una copia. Ma guarda, nero azzurro ce l'avrà sicuramente. No, scherziamo. Come si chiama? Fabrizio. Fabrizio. Io guardo i presupposti. Beh, come l'Inter è diventata grande. È diventata grande perché nel 2006 è successo quello che è successo, se no l'Inter non avrebbe vinto niente lo stesso. Ma non c'è la gara, avrebbe vinto, sì, Savoini, ha vinto prima. Perché ha avuto il vantaggio del 2006, ha avuto la possibilità di comprare chi Savoini voleva, di non avere magari avversari, di avere se una Juventus in Serie A, un Milan penalizzato, Savoini, una se continuità. Se facciamo i 6 ma, magari avrebbe vinto prima. Come? Se facciamo coi 6 coi ma, no, magari sei avrebbe vinto prima. La realtà, voi avete potuto comprare tutti i giocatori. Ma non puoi cancellare quello che l'Inter ha vinto perché ti fa comodo dicendo che c'è stato Calciopoli eccetera. L'Inter ha vinto, dai merito all'Inter. Perché ha vinto, attenzione, non lo sto cancellando. Comunque contenti voi ragazzi, non lo sto questa cancellando. È se siete contenti, ma nessuno sta dicendo che sia contento di questa Inter, però una ci una fa volta girare le scatole quando una si volta ci fa girare le scatole quando si tolgono tutti i meriti all'Inter e si riduce l'Inter degli ultimi 6 anni a un anno, che è stato il migliore ma non è stato l'unico. Se poi ma avete vinto per quello perché non c'erano avversari, non c'era la Juve e non c'era il Milan e il Brescia faceva schifo, e ragazzi, su, ma cercate di essere sportivi. L'Inter ha vinto perché se ne è meritato, punto. Ma scusa un attimo, io no, mi rifaccio a quel che diciamo. Scusa, no. Allora facciamo una cosa, sì. Adesso l'Inter riparte, no? Vediamo quanto vince da ora in poi. Ma cosa c'entra da ora in poi? Io sto parlando da ora in poi. Riccardo, cosa volevi dire? Io sto parlando che siamo passati 100 anni da Riccardo. Nessuno parla. Palla entra in Nagatomo dalla sinistra, poi viene messo giù, però rimane in terra. Sbagliato qua Nagatomo. Ha sbagliato il tempo Nagatomo. Ci fermiamo, vai Ale. Da casa. -50 secondi al termine, calcio d'angolo per l'Olympique di Marsiglia, Valbuema con il destro, arriva il cross, gol! Aiù! Mamma mia! Ha detto Aiù? Perché Lucio e Samuel non si preoccupano, lasciano, questo va preso a uomo! Sulle palle inattive ragazzi, siamo veramente. 4 palloni alti, l'ha presi 4 volte lui. Da censura, sulle palle inattive siamo da censura. No, no, ma vai prendere gol così, però non si può. All'ultimo minuto. Sì, ma non puoi giocare così, dai. Anzi, gli ultimi 30 secondi l'Inter becca questo gol. Ma sembrava una partita morta, francamente. Ma no, finita. Strafinita. Filippo, raccontaci.